Da capogruppo in consiglio comunale con l'UDC fino ad abbracciare invece il progetto dell'imprenditore Alfio Marchini per le prossime elezioni. Come mai ha fatto questa scelta? Il nostro partito non presenterà la lista alle prossime elezioni comunali, quindi la scelta più coerente, la scelta fisiologica anche rispetto a quanto fatto in questi 5 anni è quella di abbracciare il progetto, il programma, mi sembra l'unico davvero innovativo, di Alfio Marchini e continuare la messa in campo di un'idea alternativa al fallimento della giunta Alemanno, ma anche al ritorno al passato un po' nostalgico rappresentato da Marino. Che cosa può dare secondo lei Alfio Marchini a questa città? Ma innanzitutto non si tratta della singola persona, si tratta dell'idea, di un programma. Chiunque ha amministrato Roma ha pensato più ad utilizzare la città come una vetrina per un'ambizione nazionale. Qui si tratta di avere una nuova squadra di governo, un sindaco che voglia amministrare le problematiche della nostra città, i servizi pessimi che questo comune offre ai cittadini, e da lì bisogna ripartire. Del resto l'idea di Marchini di immaginare un programma, non i soliti programmi, i soliti 10 punti, i soliti 10 lanci che poi alla fine vengono traditi, ma immaginare la divisione di Roma in quartieri, in quei 168 quartieri dai quali capire le problematiche ma anche i punti di forza da valorizzare per immaginare una città più a misura del cittadino, perché poi noi meritiamo qualcosa di più e questa cosa noi non l'abbiamo, a prescindere dalla crisi economica, a prescindere da tanti altri elementi, perché tante altre città italiane hanno servizi e un livello di tassazione totalmente diverso da quello che purtroppo battiamo. Lei con quale bagaglio di esperienza si ripresenta alle elezioni comunali? Una delle battaglie fondamentali che ha combattuto è quella che riguarda il quoziente familiare per quanto riguarda la Tari. È da lì che bisogna ripartire dall'attenzione alle famiglie? Ma guardi, quattro grandi questioni poste. Quoziente familiare, una delibera che io ho presentato dall'opposizione approvata all'unanimità, che prevede il fatto che qualunque tariffazione, qualunque accesso ai servizi comunali deve essere calcolato in base alla reale consistenza di una famiglia, cioè quanti figli si hanno, ma anche se uno ha a carico un disoccupato, un invalido, un anziano. Sono delle variabili importanti che nella nostra città hanno un valore incredibile. Chi è che aiuta queste persone? Le famiglie, non lo Stato, non il Comune. Allora è giusto che lo Stato e il Comune, nel caso specifico, aiutino loro in una tassazione diversa. Ma ancora, l'anagrafe pubblica del patrimonio immobiliare, un'altra delibera che io dall'opposizione ho portato, è stata approvata all'unanimità dall'Aula. Bisogna sapere qual è il patrimonio del Comune di Roma, il patrimonio di pregio, negozi, stabili, appartamenti che altrimenti vengono affittati, svenduti agli amici e agli amici. Ultima cosa, noi dobbiamo semplificare, economizzare. Una battaglia che ho fatto, che purtroppo per il momento ho perso, è quella contro le auto blu. Cioè, noi abbiamo 256 autisti, 226 auto blu. Anch'io ne avevo diritto all'auto blu come capogruppo, ne rinunciai a questo benefit inutile dicendo una cosa: spostiamo queste persone sul trasporto disabili e scuola bus. Sarebbe stato un risparmio di oltre 17 milioni di euro. PDL, PD e addirittura SEL, Sinistra Libertà, hanno fatto muro. Lei conosce molto bene la realtà di Ostia, ed è proprio la realtà di Ostia che si guarda quando si pensa alla creazione di più turismi a Roma, non solo il turismo culturale, archeologico del centro di Roma, ma anche insomma la valorizzazione del mare e di altri elementi di questa città. Da questo punto di vista, quali sono le sue priorità per la Roma che verrà? Ma guardi, questo, come dire, è la grande questione uccisa, morta. Chiunque si candida a sindaco promette al cosiddetto mare di Roma qualunque cosa, e poi lì veramente un territorio che io amo, ma siamo in una depressione territoriale totale. Lì mancano le infrastrutture innanzitutto, non ci può essere turismo se non c'è collegamento. Ma perché un turista dovrebbe andare in un albergo di Ostia quando ci mette 1 ora e 40 per arrivare a Prati, per arrivare a San Pietro? Quindi una Roma Lido diversa, che deve diventare una metropolitana in superficie. Non si può stare sulla Via del Mare e Via Cristoforo Colombo, e sono strade del ventennio fascista. Nuove infrastrutture, ma anche dare libero sfogo alle idee dei giovani e meno giovani. Non è accettabile che in questa città, se uno ha un'idea, non trova nel comune, non dico un aiuto economico, ma almeno un aiuto strutturale, e su questo noi dobbiamo investire, perché il turismo si crea anche dando libero sfogo a giovani e meno giovani che hanno voglia di fare mille cose. Noi abbiamo 17 chilometri di lungomare abbandonato. Ecco, dare più possibilità ai giovani che vogliono investire, che vogliono comunque fare impresa, vuol dire anche snellire un po' la burocrazia che è particolarmente pesante. Il Comune di Roma può fare qualcosa? Lei che progetti ha in questo senso? Ma guardi, noi abbiamo un comune dove quando andiamo a fare la carta d'identità è come se si vada al pizzicagnolo, praticamente all'alimentari, ancora col numeretto basterebbe una cosa demenziale, talmente normale, cioè la possibilità di prenotare quella finestra d'orario di un quarto d'ora, come quando uno va a aggiustare il cellulare in qualunque centro d'assistenza, e tu il giorno prima sai, il giorno dopo
in che fascia avrai quella carta d'identità, che è uno dei servizi utilissimi. Tanta gente ormai neanche ci va per evitare la fila, ma ne potremo parlare per ore. Lo sportello unico alle attività produttive, il SUAP, ma è mai possibile nel 2013 a Roma sia ancora due volte a settimana in un orario X e non ci sia una mail dove un imprenditore può scrivere per chiedere un'informazione senza lasciare la propria azienda andare? Quindi, se vogliamo dire, concludendo, l'elemento fondamentale della vostra candidatura è quella del cambiamento di Roma. Assolutamente sì, ma non abbiamo alternative, così si muore, e io credo che in questa città ci siano tutte le risorse, tutte, come dire, tutte le intelligenze, tutte le energie, che bisogna soltanto liberarle, spiegargli che finalmente ci può essere un'amministrazione che non sarà condita di scandali e amici degli amici, ma sarà condita di chi vuole darsi da fare. Perché la politica è quella che è, perché alla fine le persone migliori stanno sempre un passo indietro. Allora io mi auguro, e sono convinto che sarà così, che in ogni municipio tanta gente nuova si voglia candidare per la prima volta. I nostri municipi sono come città nella città. Allora, per cambiare davvero serve questo, serve speranza e serve anche una forza di volontà. Io non posso credere che ci dobbiamo abituare a vedere una città stupenda dalla storia millenaria, ma dove gli anni successivi stanno servendo soltanto a danneggiare il nostro nome. Quindi credo che si possa fare di più, sono convinto che si farà di più, però serve il coinvolgimento di tutti.